Tommaso Hobbes, l'autore del Leviatano, un'opera scritta nel 1651 composta da tre parti collegate fra loro. La teoria sulla natura umana, la teoria sulla società e la teoria sullo Stato. Nello stato di natura tutti gli uomini sono uguali, ma esiste un problema fondamentale che riguarda la limitatezza delle risorse. Questa, infatti, genera una lotta tra gli uomini. Lo stato di natura è uno stato di guerra continua per accaparrarsi le risorse limitate. Hobbes dice che un uomo è lupo per conto di un altro uomo. L'uomo per natura non è portato al bene ma alla violenza. Per porre termine ai conflitti gli uomini stipulano un contratto sociale, quindi, nasce la società. La società quindi tutti decidono di cedere parte dei propri diritti naturali alla persona del sovrano, che può essere un re o un'assemblea di uomini. Il re raccoglie a sé tutti i diritti ceduti volontariamente le cittadini. Il re si compone del corpo di sudditi, il sovrano imbraccia la spada che rappresenta il potere militare e politico regale, ma anche il pastorale che rappresenta il potere religioso, quindi, c'è un'alleanza tra trono e altare. Nella Bibbia il Leviatano è visto come un mostro marino, così lo Stato per Hobbes è un mostro necessario. Infatti per lui lo Stato è il frutto di un equilibrio tra libertà dei cittadini ed autorità di un sovrano. Il sovrano cercherà di sottrarre sempre più spazi di libertà ai cittadini, assolutismo.